Sarà una partita indubbiamente complicata, perché lo sappiamo, quando si deve vincere per forza si ha un solo risultato, quindi è chiaro che è sempre una partita. L'Arezzo è una squadra che potenzialmente è una di quelle tranquille, no? Relativamente, perché forse gli manca un punto o due comunque. Quindi in teoria sarebbero gli avversari in questa fase della stagione più malleabili, ma io non ci credo per niente. Uno, perché conosco la piazza, una piazza anche quella abbastanza ci tengono. L'allenatore è uno di quelli che non regala niente, giustamente, come deve essere. Ci terranno sicuramente a fare bella figura contro una squadra che è nelle prime posizioni di classifica. E poi magari ci sono tutti quegli elementi, voglio dire, gente che ancora magari deve dimostrare qualcosa, gente che magari, non so, probabilmente gli viene data un'occasione, quindi tutte componenti che possono rendere complicata la partita. Ed è una squadra comunque tosta, Arezzo è una squadra tosta, Arezzo è una squadra che. Per batterla devi giocare molto molto bene, a prescindere dalle posizioni della classifica, perché è una squadra molto ben messa in campo, organizzata, che ti fa giocare poco, ti fa giocare male, hanno le loro armi offensive, non sono particolarmente prolifici, però è una squadra molto equilibrata, molto compatta, quindi. Anche due tre giocatori normali, No, però avevo vissuto che non è un grandissimo bomber, però non beh, era però 10 anni che io l'ho praticamente avuto un giocatore che si fa sentire perché fa salire la squadra, poi ogni tanto i gol li fa, no, li fa, c'è Gambadori, c'è insomma Gambadori, c'è Dettori, c'è un Dettori, sì. ottimo giocatore. No, giocatori li hanno, ripeto, però è nel complesso che è la squadra, che è sempre molto compatta, sempre ben organizzata, tende a non farti giocare. Quindi non l'avversario più comodo che ci sia, però Certo. ripeto, tanto non. E noi dobbiamo pensare a fare una grande partita per noi stessi, poi vediamo, insomma.